Un evento importante che ci lascia particolarmente soddisfatti proprio perché mette a frutto il lavoro di tanti volontari delle nostre associazioni sportive, di tanti che concorrono, anche la Banca Prealpi in testa c'è spesso vicina anche in questi eventi sportivi. Vittorio Veneto si connota come città dello sport. Decisamente siamo abbastanza ben attrezzati, anche se l'amministrazione è sempre impegnata a rinnovare impianti e soprattutto a farne di nuovi. Questo comporta poi il fatto che moltissimi giovani si avvicinano allo sport, lo frequentano, si appassionano ed è un momento importante per la città, anche per l'educazione che si può dare a un grande numero di ragazzi che si impegnano così. Quindi sarà una festa ben organizzata, perché conosciamo gli organizzatori che sono sempre all'altezza di questi eventi importanti, e buono sport a tutti. È un'iniziativa che ci rende felici come Vittorio Atletica di essere organizzatori del CDS Nord-Est Finale B, che richiamerà ben 16 squadre che non sono solo del Nord-Est, arrivano anche dall'Emilia Romagna. Abbiamo anche una società che arriva direttamente dalla Liguria. Si museranno a partire da sabato pomeriggio e la mattinata di domenica in tutte le varie discipline in pista in Piazzale Consolini a Vittorio Veneto, che è la pista di atletica che come Vittorio Atletica gestiamo. Ricordiamo, noi siamo una società con oltre 340 iscritti, siamo nel settore giovanile e quindi per noi fare una finale B per il settore giovanile è un evento di grande pregio, anche perché la pista si presta in modo particolare, una delle piste più grandi in Veneto, possiamo dirlo, 8 corsie, quindi è una cosa per noi di grande importanza. Le discipline sono quelle classiche, dai salti ai lanci alla corsa, e siamo contenti anche perché FIDAL regionale ci ha sostenuto in questa candidatura e FIDAL nazionale ovviamente ha dato il placet per questo evento che ci vedrà protagonisti come organizzazione. Siamo molto felici di questo. Direi che questa è l'occasione che ci mancava, i campionati di atletica riservati agli allievi per l'area del Nord-Est. Quando abbiamo ricevuto la proposta dal presidente Biz se eravamo disposti a sostenere questa iniziativa, abbiamo risposto subito di sì, perché il progetto ci sembra che sia un buon progetto, ben finalizzato, e quindi ecco i valori poi che l'atletica propone, che sono dei valori legati alla lealtà, alla fiducia, alla collaborazione, alla solidarietà, sono i valori che Banca Prealpi San Biagio porta avanti e che cerca di trasmettere sul territorio anche attraverso il nostro sostegno. Aspettiamo con ansia queste finali B della categoria allievi, che sicuramente saranno organizzate benissimo, perché insomma c'è una bella tradizione qui a Vittorio Veneto, e noi oltretutto siamo molto, molto orgogliosi come comitato, perché è una grossa manifestazione. Sono e siamo in attesa di più di 600 ragazzi, perciò sarà un grande weekend di sport, una bella bella ripartenza. Il Veneto in questo è stato in prima linea, perché siamo stati assolutamente tra i primi a riorganizzarci, e tra l'altro insomma proprio il territorio di Vittorio Veneto è partito alla grande, perché di gare, di competizioni, di manifestazioni eccetera è in prima linea sicuramente.